arrivare sulla sponda del fiume, camminare sulla spiaggia, entrare nel mare, resistere sotto la pioggia battente o lottare col più forte dei venti, sono già le più belle catture. È tutto questo che mi fa sentire viva, la parte viva di un miracolo. Poi inizio a pescare e lì comincia la sfida. Bisogna osservare e capire, pensare, scegliere, valutare e provare. La scelta giusta è quella che apre lo scrigno dei tesori, ma non sempre è una scelta facile. E non c'è emozione più grande di quella frizione che parte, di quella mosca che sparisce, di quel jig che di colpo si ferma e ti porta nella fuga che arriva proprio quando non ci speravi più. Spinning, surf, non esiste la tecnica più bella e ogni cattura è la più nobile. Io sono cresciuta pescando e la pesca è cresciuta con me. Adesso mi dico che poi la questione non è tanto cosa sia la pesca per me, ma chi sono io mentre pesco. Una donna innamorata di quello che sta facendo, di quello che vede e delle sensazioni che prova, che non può fare a meno di rilasciare al più presto quella creatura grandissima o quel pesce minuscolo che tanta, tantissima felicità gli ha dato. Pescare non è conoscere un luogo, ma diventarne parte.